facevamo, no? Cerchiamo magari di ragionare insieme su questo quesito referendario, che è un po', diciamo, quello nei confronti del quale c'è stata una minore attenzione, forse perché è quello, da un certo punto di vista, più complicato, nel senso che, grazie, che è molto tecnico e quindi bisogna fare anche delle premesse di carattere tecnico, e per contro è anche quello che forse produce un interesse meno forte nei confronti dei cittadini, perché comunque riguarda un settore specifico della normativa processuale penale e che è stato, che però è il risultato di una vicenda politica che, come sapete, coinvolge il Presidente del Consiglio in maniera diretta e in particolare una forza dell'opposizione, che è quella che maggiormente ha insistito perché questo referendum si faccia. Allora, detto questo, io credo che sia necessario, anche se mi rendo conto che può avere comunque dei profili di non particolarmente avvincenti dal punto di vista così dell'interesse, però bisogna comunque partire da questioni di carattere, come dire, tecnico. Allora, voi sapete che questo quesito referendario ha ad oggetto, si dice in maniera corretta ma semplificativa, il legittimo impedimento. Ora, legittimo impedimento è un istituto giuridico che consiste nella facoltà che ha l'imputato o il difensore dell'imputato di poter chiedere al giudice che lo sta processando di rinviare l'udienza in presenza, l'udienza che lo riguarda ovviamente, in presenza di alcune cause. Non è un istituto così scontato, perché in realtà ha una origine abbastanza recente. L'articolo 420 ter, soprattutto il codice per praticità, così almeno lo vediamo, che è quello che appunto definisce quando si è nella situazione dell'impedimento per l'imputato, per il difensore, di partecipare ad un'udienza, è di una legge del 1999, e quindi, tanto per essere così brevemente descrittivi, 10 anni dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura penale. Se qualcuno di voi ha delle nozioni di carattere giuridico, sa che il nostro codice di procedura penale, che viene ancora adesso definito nuovo, in realtà è risalente all'89, prima di allora il codice precedente era del 1931. La differenza dal punto di vista così di imprinting filosofico era sostanzialmente questo: il codice precedente era di tipo, si dice, inquisitorio, nel quale appunto c'era un giudice che raccoglieva le prove e sosteneva l'accusa, mentre oggi siamo in un procedimento, abbiamo un procedimento di tipo accusatorio, nel quale c'è sostanzialmente una parità delle parti, cioè pubblico ministero, colui che sostiene l'accusa, è di fronte al giudice sullo stesso piano del difensore. È una parità delle parti non totale, e come voi sapete, perché è uno degli argomenti, cavalli di battaglia di tante riforme che si sono proposte sulla giustizia, è una parità non ancora completa, perché in realtà il pubblico ministero comunque non è dipendente dall'autorità, dal governo sostanzialmente, quindi dall'esecutivo, e perché ha l'obbligo di raccogliere le prove anche a favore dell'imputato. Quello di cui si sente dire la separazione delle carriere significherebbe proprio questo, cioè il giudice e il magistrato. Il giudice è quello che decide, il magistrato è quello che sostiene l'accusa, dovrebbero far parte di due ordinamenti diversi con due CSM diversi, ma non è questo l'argomento che dobbiamo affrontare oggi. Oggi noi vediamo questo istituto particolare, che è quello del legittimo impedimento, contenuto nell'articolo 420 ter del codice di procedura penale, di cui darei rapida lettura in modo che così capiamo subito di che cosa stiamo parlando.
E appunto dice, primo comma, quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato a norma dell'articolo 419,1, cioè con modalità di notifica particolari, ma non ci interessa. La cosa che invece ci interessa è il secondo comma, che dice: con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Perché è importante questo comma? Cioè, i commi che abbiamo letto ci dicono due cose. Innanzitutto non ci danno una definizione di legittimo impedimento, cioè ci dicono quando c'è un legittimo impedimento, il giudice, ovviamente dell'imputato o del difensore, il giudice deve rinviare l'udienza ad altra data. Ma appunto, come dicevamo, non ci dice che cos'è un legittimo impedimento. E poi faremo qualche esempio derivante dalla giurisprudenza che ha applicato questo comma. Il secondo comma ci dice che comunque è il giudice che a sua discrezione decide quando c'è un legittimo impedimento, e questa sua discrezionalità non può essere oggetto di impugnazione, quindi non è sindacabile. Perché sono importanti queste cose? Perché introducono i motivi di censura, diciamo così, della legge sottoposta al quesito referendario, ed è di questo che dobbiamo in qualche modo occuparci per capire se sia giusto o meno che un quesito del genere finisca al vaglio di un referendum, e verosimilmente anche quali sono le ragioni che suggeriscono di votare a favore dell'abrogazione di questa legge oppure per il suo mantenimento. Per fare questo dobbiamo fare ancora un leggero passo indietro e andare ad una legge precedente. Naturalmente, se ci sono delle cose che sono poco chiare o che comunque interrompetemi pure, che non ci sono problemi. Ecco, allora, dicevo, facciamo un passo indietro perché, come probabilmente ricordate, qualche tempo fa, e in particolare nel 2008, il governo aveva già emanato una legge, ed era una legge che, detto in maniera molto semplice, diceva sostanzialmente che tutti i processi che riguardavano il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, le più alte cariche dello Stato, quindi Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Presidente della Camera e Presidente del Senato, tutti i processi penali che riguardavano questi soggetti erano sospesi fino alla durata della cioè per tutta la durata della carica. A fronte di questa legge è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza. Voi sapete che la Corte Costituzionale, ecco, ditemi anche se non sono troppo, cioè su cose che magari sono scontate, però voi sapete che la Corte Costituzionale giudica se una determinata legge è più o meno compatibile con le norme della Costituzione. Se lo è, viene dichiarata appunto costituzionale; se non lo è, viene dichiarata al contrario incostituzionale, da quel momento non ha più vigore. Ebbene, su questa legge la Corte Costituzionale ha ritenuto che non ci fosse aderenza alle norme costituzionali, facendo un ragionamento di questo tipo, e cioè: innanzitutto, perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che è quello che sapete prevede la pari dignità, l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, e si dice
non è corretto prevedere per legge un privilegio nei confronti, cioè tra cittadini in sostanza. Queste persone che pure svolgono, che ricoprono cariche importanti, non sono meritevoli perciò solo di privilegi particolari. Però è anche vero che c'è un'altra norma, anzi diverse norme all'interno della Costituzione, che sono quelle che disciplinano appunto le figure del Primo Ministro, del Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera, e che stabiliscono, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, e che stabiliscono anche delle peculiarità che appartengono a queste persone, che ovviamente sono in riferimento alle funzioni che svolgono e quindi per la durata della carica. Però si dice, proprio in quanto sono prerogative e in quanto l'articolo 138 della Costituzione sostiene che comunque le prerogative devono essere costituzionalmente stabilite, e siccome la legge che ho citato prima, 124 del 2008, è una legge dello Stato, quindi è una legge ordinaria, non è una legge costituzionale, l'incostituzionalità sta nel fatto che, se vogliamo considerare la possibilità di una sostanziale immunità per queste figure, bisogna farle rientrare tra le prerogative, occorre una legge costituzionale, non è sufficiente una legge dello Stato, cioè una legge ordinaria. E spero di essere stato chiaro, perché è un passaggio abbastanza complicato dal punto di vista tecnico, ma è fondamentale per capire che cosa succede dopo anche dal punto di vista politico. E gli avvocati del Presidente del Consiglio di allora, che è lo stesso di adesso, intervengono nella causa davanti alla Corte Costituzionale sostenendo che non si può trattare di prerogative, perché in realtà sono anche rinunciabili, cioè il Presidente del Consiglio, in ipotesi che fosse sotto processo e in vigenza di questa legge che comunque prevede una sostanziale immunità, potrebbe rinunciare a questa immunità e quindi sottoporsi al processo nonostante la vigenza di questa legge. Ma la Corte Costituzionale sostiene che questo ragionamento non sia accettabile, perché comunque le prerogative sono indisponibili, e quindi per consentire la regolarità di questa norma occorre che comunque venga considerata, cioè che il legittimo impedimento non sia una specificazione di soggetti particolari, ma essendo riguardando tutti, non è quindi una prerogativa di queste figure istituzionali. E quindi in sostanza boccia questa legge, quindi la ritiene incostituzionale, aprendo o comunque riconoscendo la impossibilità per il Presidente del Consiglio. Ora, cioè, mi spiace essere molto diretto su queste cose, anche perché mi ero riproposto di non farne una questione politica contingente, ma cercando di valutare la questione più in astratto. Però in realtà il Presidente del Consiglio, che comunque doveva rispondere in alcuni processi, puntava con la sua maggioranza su questa legge proprio per essere garantito di svolgere la sua funzione istituzionale senza questo genere di fastidi e ostacoli. La Corte Costituzionale, pronunciando l'illegittimità di questa norma, rompe questa possibilità, impedisce questa possibilità, e quindi c'è bisogno di una legge nuova e diversa che tenga conto però di quelle che sono state le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale con questa sentenza, che è la numero 262 del 2009, e quindi tira fuori la legge che è quella sottoposta al referendum, che è la legge 51 del 2010, che appunto prevede la possibilità del legittimo impedimento. Cioè, in sostanza, invece di prevedere un'immunità pura e semplice per queste figure istituzionali, stavolta
cambia, nel senso che non sono più le quattro cariche maggiori dello Stato, ma sono il Presidente del Consiglio e i ministri, e si prevede, si richiama l'articolo 420 ter, che è quello che vi avevo letto prima del codice di procedura penale, per dire: nei loro confronti, quando svolgono determinate funzioni, e sostanzialmente sono tutte quelle che riguardano l'attività di ministro o di presidente del Consiglio, queste attività rappresentano un legittimo impedimento. Cioè, in sostanza, se nello stesso giorno in cui è fissata l'udienza il primo ministro o i suoi ministri sono impegnati in attività istituzionali disciplinate dalla legge, perciò solo si tratta di legittimo impedimento. Una domanda: la legge abrogata dal potere costituzionale era il lodo Alfano? Sì. Sì. E, ecco, questa legge 51 viene sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale su richiesta, come potete immaginare, dei PM di Milano, perché il processo che vede Berlusconi imputato ovviamente a questo punto subisce uno stop sostanzialmente analogo a quello che aveva subito in virtù della legge che avevamo detto prima, quella del 2008, e quindi i PM sollevano una nuova questione, anzi, a dire il vero, fanno un lavoro diverso, e cioè gli avvocati del Presidente chiedono che venga applicata questa legge, dicendo: siccome il Capo dello Stato, sì, il Primo Ministro, è impegnato in attività istituzionali, va applicata questa legge e quindi l'udienza va rinviata. I pubblici ministeri chiedono che formulano un'interpretazione diversa di questa legge, che poi possiamo anche vedere rapidissimamente. Il giudice ritiene di non accogliere la richiesta dei PM, ma di sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte, dicendo: ci sono alcune norme, alcune disposizioni che sono palesemente incostituzionali, e chiede che la Corte Costituzionale si esprima su questi punti. La legge 51 è composta da due articoli, quindi una legge piuttosto snella e breve, ed è una legge cosiddetta ponte, nel senso che già nella relazione introduttiva, voi sapete che le leggi sono composte da un articolato, da una parte di preambolo e soprattutto da una parte di relazione dei cosiddetti lavori preparatori, che sono quelli che è la relazione che viene redatta da chi presenta il disegno di legge. Ebbene, nei lavori preparatori si dice: siccome la Corte Costituzionale ha detto che per prevedere un'immunità delle cariche istituzionali occorre una legge costituzionale, in attesa di farla facciamo una legge, appunto ponte, cioè che copre questo periodo di attesa che venga fatta la legge costituzionale, ed è una legge che quindi è sottoposta a un termine, come dire, di decadenza, cioè una legge che nella sua stessa stesura si dice morirà il giorno, che è il giorno in cui verrà in vigore la legge costituzionale, oppure c'è un termine, mi sembra di 18 mesi, mi ricordo, comunque lo leggiamo, è scritto nella legge. Comunque dà una data di scadenza, quindi è una legge ponte. Il problema qual è però? Che appunto nell'articolo 1, il primo comma, che se volete vi leggo: per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter del Codice di Procedura Penale a comparire nelle udienze di procedimenti penali quali imputato il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti. Poi dice, in particolare richiama quelle che sono le attività specifiche, e poi dice nonché di ogni, succede delle relative attività preparatorie conseguenziali, ma quello che è importante, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. E questo è il primo comma.
Il secondo comma è sostanzialmente identico, ma riguarda i ministri, e non dice la stessa cosa, ma riguarda i ministri. Il terzo comma dice: il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai comma precedenti, rinvia il processo ad altra udienza. E a questo punto ci fai rientrare tutto, perché ogni qualsiasi attività è pur lontanamente attinente, ma solo perché svolta dal nano Silvio, dai suoi accoliti, evidentemente rientra tra... Esatto, da lui o da chi dovesse anche sostituire. Anche se va a inaugurare una latteria, voglio dire... Eh sì, più o meno è così. No, anzi, senza il più o meno, tra l'altro c'è anche di peggio, lo vediamo dopo. Poi dice: ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'adempimento è continuativo, appunto, quindi non c'è neanche bisogno di un'attività specifica, perché continuativo ovviamente è tutta la durata del mandato, è correlato allo svolgimento delle funzioni di cui la presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a 6 mesi. Importante, se vogliamo, è il comma 5, che dice: il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. Questo per mettere a tacere le voci che dicevano: beh, ma questa legge è fatta apposta per far maturare il periodo di prescrizione. Invece si dice: rimane sospeso. La cosa anche così un po' singolare di questa norma è il comma 6, che dice: le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindi con un'efficacia retroattiva. Anche i procedimenti pendenti vengono travolti da questa legge. Che cosa succede? Che, appunto, dicevamo, i giudici di Milano sollevano questioni di costituzionalità relativamente a questa legge. La Corte Costituzionale decide in udienza, ci si costituisce in udienza ovviamente con delle memorie che vengono fatte sia dai pubblici ministeri e sia dai difensori dello Stato, quindi l'avvocatura dello Stato per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio interviene anche con difensori personali. Allora, per quanto riguarda la Corte Costituzionale, spezza questa legge, questo articolo che ho letto, lo spezza perché dice: in realtà è un articolo solo, ma contiene diverse disposizioni che devono essere valutate singolarmente. E in sostanza dice: il primo comma non è, è quello relativo, costituisce legittimo impedimento le attività e le elenca in qualche modo. I giudici dicono: è incostituzionale perché, come avete visto, come abbiamo letto prima, no? Il legittimo impedimento non è definito, proprio volutamente lasciata aperta la casistica del legittimo impedimento, perché è il giudice che decide quando c'è e quando non c'è. In questo caso invece viene fatto un elenco. I giudici dicono: l'elencazione è illegittima dal punto di vista del contrasto con quella norma. I difensori del presidente dicono: no, ma ha soltanto un carattere esemplificativo. La Corte Costituzionale dà ragione al presidente del Consiglio e quindi il primo comma rimane legittimo. Questo significa che quello di cui dovremo occuparci in sede di voto del referendum è l'abrogazione specifica, tanto per cominciare, di questo primo comma, che appunto contiene l'elencazione delle ipotesi di legittimo impedimento, che sono praticamente tutte le attività istituzionali svolte dal Presidente del Consiglio. Ora, le attività, farvi entrare un'attività, anche diceva Gaddo, no? Anche l'inaugurazione di un qualunque esercizio può essere, può rappresentare attività istituzionale. Ma volendo anche scrivere un discorso preparatorio per un suo intervento istituzionale, cioè proprio... Volendo anche quello un po', certo, volendo anche quello. Poi... attività istituzionali del presidente
Tanto ce n'è di roba da inaugurare in Italia. Quindi. Sì, ma poi si estendono anche alle telefonate, alle questure, quindi insomma, poi si fa rientrare un po'. Però, insomma, diciamo che questa elencazione è stata considerata soltanto esemplificativa, non tassativa, e quindi in qualche modo è stata ritenuta legittima. Il secondo comma, abbiamo detto, riguarda i ministri, e qui c'è da dire questa particolarità, e cioè quando questa legge è stata firmata dal Presidente della Repubblica si è attirato le invettive delle opposizioni, in qualche modo ha cercato di rimediare, di intervenire dicendo beh, ma soltanto i ministri con portafoglio, perché sono quelli comunque previsti dalla Costituzione. Voi sapete che i ministri senza portafoglio sono un'invenzione di Prassi, perché non sono disciplinati. E allora il rischio qual era? Che ci potesse essere un uso strumentale di questa norma, per cui basta nominare ministro chi è sottoposto ad un procedimento penale per fare in modo che questo, però il ministro sarebbe senza portafoglio e quindi secondo il Presidente della Repubblica questo non sarebbe possibile, però è il Presidente della Repubblica che lo dice, cioè è comunque cosa che regolarmente ha preso la nomina di un ministro, il quale poi è stato pregato di recarsi in altri luoghi. Vabbè, comunque anche questa norma, questo comma è stato ritenuto legittimo. Invece il comma terzo che abbiamo letto prima, e cioè quando dice che il giudice non ha la facoltà discrezionale di decidere quando questo legittimo impedimento c'è o non c'è, cioè il terzo comma dice quando ricorrono le ipotesi di quei commi precedenti il giudice deve rinviare, la Corte Costituzionale dice no, questo è illegittimo perché comunque una facoltà discrezionale al giudice rimane, perché se l'elenco che abbiamo letto prima è esemplificativo è anche vero che il giudice deve decidere. E lo fa sulla base di un ragionamento anche corretto, cioè dice che comunque la discrezionalità del giudice non è totale, ma è vincolata dal bilanciamento di due esigenze, la speditezza del processo, ma anche le funzioni comunque importanti svolte da un Presidente del Consiglio o comunque dai suoi ministri. Quindi dice che la discrezionalità è in qualche modo vincolata al bilanciamento di questi due interessi, di queste due esigenze, e spetta al giudice decidere, cioè fissare un calendario delle udienze che tenga conto anche degli impegni istituzionali. Come del pari, dice, è compito del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è sottoposto ad un processo, organizzare i propri impegni istituzionali in modo da coincidere con le esigenze processuali. E quindi questo comma è stato dichiarato illegittimo e non è su questo quindi che dovremmo esprimerci. Allo stesso modo è stato giudicato illegittimo il comma quarto, che è quello che dice appunto che se l'impedimento è continuativo e quindi ogni volta che c'è un'udienza, cioè in sostanza qui diceva è inutile che io ti dica ogni volta qual è la causa del legittimo impedimento, te lo dico una volta per tutte, io faccio il ministro e quindi ci rivediamo fra 5 anni, quello che è. E la Corte Costituzionale dice no, questo non va bene per gli stessi motivi di prima, perché comunque devono essere contemperate queste esigenze. E però restano tutte le altre che abbiamo già visto e che francamente, almeno questo è un giudizio del tutto personale, non capisco come si possa ritenere che non ci sia un profilo di incostituzionalità sotto, per quanto riguarda il disposto di quell'articolo 3 della Costituzione, posto che comunque di privilegio si tratta, insomma, perché prevedere, a differenza del cittadino comune, che comunque è vincolato ad un legittimo impedimento determinato puramente dalla discrezionalità del giudice, invece in questo caso abbiamo comunque un'elencazione ed è molto difficile che il giudice possa dimostrare che a fronte di una ipotesi, che è una di quelle appunto previste dal comma primo, possa negare il rinvio per legittimo impedimento. Non so se mi sono spiegato su questo punto.
Cioè, diciamo che non sarebbe male se si tornasse alla vecchia distinzione fra reato comune precedente o per attività privata e reato ministeriale. Sì, no, ma il problema è un altro. Il problema è che c'è l'articolo 420 ter che dice che chiunque, ministro o non ministro, se ha un legittimo impedimento, chiede un rinvio, certo, motivandolo, e se il giudice ritiene che sia effettivamente un legittimo impedimento, rinvia la causa, altrimenti non lo fa. Ora, è evidente che se io fossi un ministro che deve andare a firmare un trattato internazionale di importanza capitale per il mio paese, è chiaro che faccio una richiesta di rinvio, è molto difficile immaginare un giudice che me la nega. Ma per questo non c'era bisogno di fare una legge ad hoc, bastava l'articolo 420 ter. Anzi, da questo punto di vista, il problema è un altro, e cioè il problema è che, non esistendo una casistica, il presidente o comunque la maggioranza con questa legge voleva comunque garantire che i processi a carico di ministri, del presidente del consiglio non si facessero. In effetti il legittimo impedimento è sempre stato soggetto a delle interpretazioni anche le più discutibili. Per esempio, se una persona è malata, se un imputato è malato, ha l'obbligo di certificare la sua malattia. Ci sono sentenze, quindi giudici, che ritengono sufficiente la presentazione di un certificato medico attestanti la malattia, che può essere anche uno stato febbrile. Ci sono altri giudici invece che hanno preteso che oltre alla certificazione della malattia fosse anche indicato, per esempio, la temperatura, ritenendo che 37 non ti impedisce di partecipare a un'udienza, mentre 40 sì. Ci sono sentenze molto discutibili, negato un rinvio per legittimo impedimento ad un imputato che doveva recarsi ad una visita ospedaliera, una di quelle visite per le quali si fa la prenotazione oggi per avere poi la visita dopo 6 mesi, e il giudice ha negato il rinvio sostenendo che le difficoltà di organizzazione dell'azienda ospedaliera non dovevano in qualche modo giustificare, cioè o comunque non giustificavano il fatto che l'imputato non si recasse al processo. E questo, come potete immaginare, è molto discutibile. Sta di fatto però che questa ampia discrezionalità del giudice con questa legge viene ampiamente compressa, e non è che sia un errore in sé, è un errore nella misura in cui viene fatta esclusivamente per alcuni soggetti. Una domanda, ma siccome la legge aveva morte naturale dopo 18 mesi, tranne legge costituzionale che, vista l'attuale andamento politico, mi sembra un po' difficile realizzare, è possibile farla prorogare con i soliti decreti nelle proroghe, o doveva morire per forza 18 mesi? Cioè, a questo punto non conveniva aspettare direttamente che morisse per conto suo, o c'è la possibilità che venga prorogata? Sì, questo è uno dei motivi che hanno spinto coloro che si sono opposti. Allora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale è stato detto: vabbè, ma adesso è inutile fare questo referendum, perché comunque appunto si tratta di una legge che comunque è destinata a morire. Però la Corte di Cassazione, che è quella che decide sulla validità dei quesiti referendari, o perlomeno sullo svolgimento dei referendum, ha ritenuto che invece fosse opportuno, o comunque fosse legittimo, procedere al referendum. Il problema è proprio questo, che comunque, essendo una legge ordinaria, può essere facilmente prorogata, nel senso che è vero che è prevista questa
decadenza, dice non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, però è anche vero che nulla impedisce la proroga di questa legge, che verosimilmente, insomma. Perché infatti non è prevista una non possibilità di proroga. No, no, anche perché non sarebbe possibile. Sì, eh. Non sarebbe possibile. No? Dunque, perché votare no al referendum? O non andare, vabbè, non andare a votare non lo parliamo, non ne parliamo neanche, perché comunque coinvolge anche gli altri quesiti referendari, poi, cioè è una scelta che difficilmente, soprattutto quando ci sono così tanti quesiti, ha un significato di carattere politico, diciamo, viene fatta scientemente. No, è che chi va a votare però, o va a votare e vota no, fa raggiungere il quorum, per cui qui si gioca il, infatti non c'è un comitato per il no, no? C'è il 4. Qui si gioca anche il fatto di poter far raggiungere questo benedetto quorum, e non è facile portare alle urne il 12 e 13 giugno 25 milioni di persone, per cui voglio dire, credo che la gente non vada a votare no per il legittimo periodo. C'è. Non ci va, no? Sì, sì, ma cercavamo di ragionare in astratto, no? Ah, allora, sì. Un mondo bello funzionale. Ecco, allora, chi può, allora mettiamola così, chi potrebbe ritenere, a parte i diretti interessati, che di una legge del genere ci sia bisogno? Beh, la legge dice all'articolo 2, dice testualmente che questa legge viene fatta al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. Cioè, in sostanza, si ritiene che l'attività di governo non possa essere, deve svolgersi in maniera serena. Ora, la serenità in realtà è un concetto giuridicamente abbastanza singolare, non mi pare che ci siano leggi che parlano di sereno svolgimento. La Costituzione parla di buon andamento dell'amministrazione, in riferimento quindi, ed è poi stato come dire, definito armonioso. Ma armonioso evidentemente ha un altro significato rispetto a sereno. Sereno evidentemente vuol dire, almeno credo nelle intenzioni del legislatore, senza il fastidio di doversi difendere in un anno di giustizia. Mi pare che già questo comunque sia un argomento difficilmente condivisibile, a meno di non ammettere che ci siano persone che godano di privilegi che invece non sono destinati a tutti i cittadini. Votare no, comunque ritenere che questa legge sia utile, mi pare francamente molto difficile da immaginare, da sostenere. Evidentemente la partita è esclusivamente politica, questo credo che è argomento stranoto. Stati europei o internazionali sussistono leggi di questo tipo? Esistono delle forme di immunità, ma d'altra parte anche nel nostro ordinamento esiste l'immunità parlamentare, no? Però, come dice la Corte Costituzionale, è una norma costituzionale, una legge costituzionale che la prevede. Allora, se le leggi costituzionali hanno una formazione molto più complessa, no, di quanto abbia una legge ordinaria dello Stato, questo significa che comunque è sottoposta, diciamo così, non soltanto a un'attenzione particolare, ma anche a un consenso diffuso che non riguarda soltanto la maggioranza, ma coinvolge anche l'opposizione. Ma nella nostra Costituzione, al di là dell'immunità parlamentare, che poi tra l'altro si sostanzia nella necessità di richiedere, cioè il pubblico ministero che voglia procedere nei confronti di un parlamentare ha l'obbligo di passare attraverso l'autorizzazione
del Parlamento, quindi è un'immunità comunque soggetta ad una limitazione. Ma l'immunità è per i processi che iniziano quando sei parlamentare, non per quelli prima. No, a dire il vero, anche per quelli prima. Il problema però è che, come dicevo, la giustificazione sta nel fatto che c'è una norma costituzionale che lo prevede. Tanto per essere molto... Cioè, del la tipo... norma è stata prevista per evitare i processi politici. Quindi l'origine... Nessuno pensava di fare una legge di questo tipo per il tipo di reati di cui stiamo comunque assistendo nelle cronache, no? E la legge costituzionale era finalizzata a garantire comunque la libertà di pensiero, comunque il fatto che non ci fosse una persecuzione di carattere politico nei confronti di un soggetto verosimilmente antitetico ad una maggioranza di governo. E se vi fa addirittura la Magna Charta inglese? Beh, infatti è quasi tutti gli ordinamenti. Il primo esempio di immunità parlamentare è comparso lì. Quindi. Ecco, perché però c'è una differenza fondamentale tra il parlamentare e il ministro, che comunque il parlamentare è rappresentativo del popolo e quindi se i cittadini ritengono che quel soggetto debba essere un loro rappresentante, secondo me non è giusto, però diciamo che ha una sua logica il fatto che possa godere di una immunità parlamentare. Ma il ministro invece no, il ministro o il primo ministro a maggior ragione è colui che esercita l'azione di governo. E quindi è chiaro che... E può anche non rappresentare il popolo, che può anche essere... E potrebbe eletto. Anche, no, ora forse un po' meno, però diciamo che secondo il disegno costituzionale che si erano dati nel 48, il primo ministro e i ministri avevano una funzione puramente esecutiva e quindi è chiaro che per loro non poteva estendersi fino a questo punto l'immunità parlamentare, che ha appunto una logica diversa invece nei confronti di chi magari deve sostenere delle tesi anche di pensiero anche antitetiche a quelle che sono a quelle che hanno maggioranza, quindi una garanzia per tutti, anche per i cittadini. Per cui insomma questa legge ha questa caratterizzazione così di esprimere un privilegio. E quindi io credo che insistere sulla sottoposizione al referendum di questa legge dia anche un significato di cosa vogliamo fare da un punto di vista cioè dell'idea che abbiamo di società. Se questa legge dovesse essere annullata dal referendum diventerebbe anche difficile poi riuscire ad arrivare ad una legge costituzionale che in qualche modo la ricalchi e anzi ne estenda i contenuti. Per cui l'importanza di questo referendum è un peccato, poi questo non riguarda soltanto questo quesito ma tutti quanti, però è un peccato che non ci sia informazione sulla portata politica proprio di questo quesito, naturalmente anche il nucleare, l'acqua eccetera, no? Però hanno una portata diversa perché qui si va a incidere su un come dire, ragionamento più complessivo di come intendiamo noi la democrazia. Cioè è giusto riconoscere dei privilegi a chi ci governa oppure no? Se riteniamo di sì perché non andiamo a votare o perché votiamo no, è evidente che mettiamo in discussione tutto l'impianto costituzionale. Al contrario, se riteniamo che questa legge non sia meritevole di essere considerata, cioè di essere legge dello Stato, è evidente che esprimiamo un'adesione diversa all'intero impianto costituzionale. Ma perché dovrebbe essere più difficile approvare una legge costituzionale se vince il sì, visto che fino adesso dei referendum se ne sono fregati quasi tutti? Cioè ritroviamo con un altro referendum sul nucleare quando
Sì, ero già presente io, quindi, non sono passati tanti anni, sì. E sulla base di cosa si permette di decidere un diverso? Questa è una buona domanda. Sì, perché hai detto che dovrebbe essere più difficile, cioè, approvare? Esattamente la legge come si... E poi rispondi alla domanda all'estero, anche se non ci interessa come funzionano le cose. No, e su quello mi sembrava di aver già detto, e cioè in tutti i paesi occidentali ci sono delle forme di immunità, ma derivano dal fatto appunto che comunque bisogna garantire soprattutto le espressioni del dissenso parlamentare, no? La mia domanda di quello che accade all'estero è proprio dovuta a questo, cioè l'Unione Europea ormai sta mettendo bocca, non ho capito. L'Unione Europea ormai sta mettendo bocca sulle leggi dei singoli stati, no? Sì. Nell'ottica della globalizzazione di tante cose, belle cose. Di fatto, se è una legge incostituzionale nostra, dovrebbero mettere in bocca anche questo. Cioè, se loro prevedono delle immunità all'estero, sotto forma comunque, non so, di giustificativo più che altro, se lasciamogli fare il politico, non tocchiamo quelle ideologie che ha, in quanto lui comunque è lì rappresentativo di una parte del nostro Stato, ok, ma non deve diventare una cosa privata, giusto? Sì, stiamo parlando però di figure diverse. Allora, il parlamentare comunque esprime una posizione politica, ok? Quindi il suo pensiero è e poi è rappresentante diretto dei cittadini. Chi governa invece, cioè i ministri e il primo ministro, hanno una funzione molto diversa, cioè non sono portatori di un'espressione politica di maggioranza o di opposizione, sono esecutori. Quindi quando Berlusconi dice che ho il 75% degli italiani con me è una doppia minchiata. Cioè, no, una sul 75% e una sul suo, sì, valore rappresentativo. Sì, è una minchiata su un milione che ne dice. E poi fondamentalmente quando dice di essere eletto dal popolo non è neanche vero, perché tecnicamente non viene eletto, viene nominato dopo che la sua coalizione ha vinto, quindi proprio per questo motivo. Sì, è chiaro che si va verso forme di elezione diretta e presidenzialismo, eccetera, eccetera. Però l'Unione Europea punta, e questo è un giudizio personalissimo, secondo me anche correttamente, a uniformare gli ordinamenti, cioè a fare in modo che gli ordinamenti all'interno dell'Unione Europea siano compatibili tra di loro. Poi è chiaro che c'è comunque una, ma questo in senso generale, non nella questione specifica, però una riserva di sovranità che comunque viene riconosciuta ai singoli Stati. Ora, l'Unione Europea su una cosa di questo tipo non metterebbe bocca, tanto per usare la stessa espressione, cioè nel senso che esula un po' da quelli che sono i compiti. Se noi andiamo verso un regime presidenziale, di presidenzialismo puro, piuttosto che di rappresentanza parlamentare, l'Unione Europea non è che interessi molto, no? Ma c'è proprio l'interesse da parte della comunità europea. A mettere bocca, certo. Interessa magari di più, giusto per restare nell'ambito di queste, la normativa sul processo breve, che tanto per essere chiari è un'altra di quelle cose che viene spacciata come legge pro o contro Berlusconi, ma sul processo breve si potrebbero fare degli altri discorsi, perché a quel punto riguarda tutti i cittadini. E un cittadino che viene sottoposto ad un processo per un numero di anni praticamente indefinito è evidentemente un'ingiustizia, e la Corte europea correttamente chiede che lo Stato italiano si uniformi agli altri ordinamenti e quindi accorci i tempi del processo. Poi, se vogliamo discutere del perché i processi in Italia sono più o meno lunghi, è un altro discorso. Però siccome si tende un po' a mettere insieme tutte queste cose, l'immunità del capo dello Stato, il processo breve, la legge sul legittimo impedimento, cioè sono cose molto distinte. Ok, però anche lì non si può fare tutto un gruppo. Il processo breve, fantastico, accorcia i tempi, risparmia tante pene a semplici cittadini,
di fatto non può essere un processo breve per reati ben più gravi o che riguardano persone che ci rappresentano. O comunque non può più, cioè se va in atto non può andare a toccare processi già in piedi, perché così abbiamo visto che molti processi importanti vanno bruciati. Sì, diciamo che il problema, ovviamente stiamo affrontando un argomento diverso, ma comunque il problema è sistemico. Cioè il processo breve, nel senso che un cittadino sottoposto a processo deve sapere del suo destino processuale in tempi ragionevoli, è un principio corretto. Si tratta di capire come è organizzato il sistema per fare in modo che ciò avvenga senza che comunque vengano compromesse altre esigenze, che sono per esempio la tutela sociale. Allora, prevedere in un sistema come quello di oggi, nel quale le risorse della giustizia sono estremamente limitate, nel quale esiste una farraginosità derivante dalla burocrazia, da tutto un sistema assolutamente complicato, che non è certo quello, ad esempio, di stampo inglese, dove ovviamente è molto più facile per altri motivi, però, avere un processo breve. E comunque, voglio dire, non si può applicare soltanto una parte, che poi è un effetto, in realtà, no? Di un sistema. Bisogna modificare radicalmente tutto. E questo non viene fatto. Allora, la critica al processo breve, se è in questo senso, ha una sua validità. Ma se invece si guarda soltanto al carattere, come dire, filosofico del processo breve, beh, io credo che sarebbe una questione di assoluta giustizia che si giunga tanto. E che viene strumentalmente utilizzato, invece sappiamo quindi viene bastardito. E alla domanda sui quesiti referendari tipo il nucleare bis, che fondamentalmente che viene riproposta, quello bisognerebbe chiedere il punto di vista su questo argomento a Marco Pannella, no? Che insomma su questi argomenti, come sapete, conduce da sempre delle battaglie anche di un certo vigore. Lui non è soltanto il nucleare che viene comunque riproposto, non è tanto la riproposizione del referendum, è la riproposizione di una scelta economico-strategica del nostro paese, che viene fuori nonostante ci sia stato un referendum, che però non ha una durata illimitata, ovviamente. Ma pensate per esempio alla responsabilità dei magistrati. È stato fatto un referendum che ha portato ad un risultato, ma in realtà non c'è mai stata. I referendum in Italia sono, per quanto riguarda le leggi dello Stato, sono abrogativi, cioè ai cittadini è detto di abrogare una legge specifica, ma l'oggetto di quella legge può essere riproposto. Non so se sono stato... Però non c'è la normativa che dice che però si deve legiferare in maniera da tenere in considerazione il referendum. Certo, ma l'oggetto del referendum, la materia. Comunque non è che viene abrogata per sempre. No, ma però poi è chiaro, poi sono d'accordo sul fatto che comunque sia una disfunzione del sistema, no? Però poi in linea di massima non è anche totalmente sbagliato, perché passare del tempo fa comunque cambiare le esigenze e le necessità, e quindi cioè, anche se 30 anni fa si è presa una decisione, non necessariamente è ancora corretta oggi. Poi bisognerebbe tenere conto anche delle esigenze attuali che non portano in quel senso, dal punto di vista, non so se mi sono spiegata, cioè sì. Non necessariamente. Teniamo conto che per esempio il nucleare, le motivazioni che portano alla proposizione di un referendum abrogativo sul nucleare non sono le stesse di allora, no? Perché comunque... una serie di cause nefaste stanno coincidendo di nuovo le motivazioni. Sì, tra l'altro in effetti ha un effetto scaramantico devastante.
la prossima volta che lo riproporremo un referendum tutti si toccano la Francia. E, però certamente insomma cambiano le condizioni e quindi anche le motivazioni sono diverse. Se ben ricordo, la volta scorsa il referendum non era neanche vincolante, mentre questa volta l'abrogazione viene a essere un'abrogazione molto più vincolante, cioè il fatto che loro abbiano riproposto la materia nucleare non è stato in violazione di un'espressione referendaria a suo tempo espressa, perché era, adesso vado appena appena a memoria, ma non era un referendum vincolante per le forze politiche, che poi politicamente ne abbiano tenuto conto, questo è un altro paio di maniche, però potevano anche farne a meno. Sulla base di questo sono tornate alla carica le solite lobby, adesso si va proprio alla eliminazione normativa tout court, così da tagliare la testa al toro una volta per tutte. Sì, anche se però insomma, da questo punto di vista possiamo immaginarci che comunque vada, se c'è una volontà di dedicare la nostra economia energetica nucleare, penso che si faccia indipendentemente dal referendum. Ora, certamente con gli ostacoli che l'auspicabile ottenimento dell'abrogazione, però è molto difficile, cioè io personalmente, è un giudizio del tutto personale e assolutamente atecnico, però non ho molta fiducia nel rispetto degli esiti referendari, insomma, ma questo perché proprio appunto abbiamo gli esempi che ci ricordavi, no? Insomma, ci sono interessi tali che si muovono, per cui... D'altra parte mi pare che sia un pessimismo abbastanza condiviso, perché nel momento in cui vincessimo, adesso non volevo neanche esprimermi in maniera così coinvolgente, personale, però nel momento in cui il referendum sul legittimo impedimento portasse all'abrogazione di questa legge, dico, sarebbe difficile che si arrivasse poi alla promulgazione di una legge costituzionale. Ma tu stesso mi dici, ma perché dici questo? Le forze politiche in fin dei conti, bellamente disinteressandosi di quello che ha espresso il cittadino medio, agisce lo stesso, e questo è anche possibile, cioè nel senso che è vero, se ci sono i numeri si fa. È anche vero però che insomma io spero se c'è un orientamento di questo tipo da parte dei cittadini, insomma, se ne tenga anche conto. Perché disgraziatamente con la questione che sono state abolite le preferenze, adesso i politici sono meno portati a non voler far arrabbiare il cittadino, perché la loro faccia potrebbero non essere più sporcati dal fatto di essersene bellamente fregati quello che i cittadini hanno chiesto tramite referendum, perché i cittadini non sono più chiamati a scegliere loro piuttosto che un loro collega, ma solo il loro segretario che li mette in lista. Ci stiamo allargando un po' troppo adesso. Quindi, come dire, adesso si sentono più impuniti, diciamo, perché i cittadini hanno meno influenza su proprio chi mandare in Parlamento. Se poi riescono a giocarsi sul polarismo, allora siamo a posto. Sì, insomma la tendenza è quella, no? D'altra parte, insomma, adesso stiamo effettivamente allargando molto, sì, il discorso. Ecco, però di questa legge elettorale da riformare lo dicono tutti ma non lo fa nessuno, no? Quindi voglio dire, ci sarà ben un motivo, però, ma questo per dire che in effetti il sentimento popolare non sempre viene in qualche modo interpretato in maniera così positiva, no? Anzi, al di là poi dei proclami, poi di solito, insomma, c'è proprio un percorso autonomo che viene perseguito, però insomma
la speranza è l'ultima a morire, e c'è anche un impegno che comunque è utile che venga portato avanti, no? Del resto, come fate voi, come fanno altre rappresentanze, insomma, altre testimonianze politiche che magari a questo tipo di sistema magari oppongono anche qualche dissenso. In merito al fatto che non abbiano ancora deciso se informare i cittadini o meno in merito a questo referendum, no? Dal punto di vista della legge, cosa si può dire? Nel senso, loro sarebbero tenuti a divulgare informazioni in merito o no? Secondo me sì, anche perché è previsto, c'è un'autorità garante per queste cose e dovrebbe intervenire. Ma siamo alle solite, cioè in un mondo perfetto noi non abbiamo delle brutte leggi, no? Però è chiaro che poi diventa molto difficile farle osservare. Ora, di questi referendum, però se dobbiamo dirla tutta, anche rispetto alle elezioni amministrative, non è che poi è in questa tornata, no? Non è che ci fosse tutto questo vantaggio, no? Tutto sommato si è tentato, probabilmente conoscendo quelli che potevano essere gli esiti, tutto sommato abbastanza negativi per la maggioranza, no? Si è cercato, insomma, in qualche modo di ecco, però teoricamente se un partito è a favore del referendum per un sì o un no, ha diritto di legge per di chiedere al servizio pubblico televisivo di avere lo spazio di tot tempo. Certo, ma quindi se un partito, questo... quindi se un partito nessuno lo chiede, vuol dire che nessuno c'è una certa connivenza. Ha una cioè nessuno è interessato a... anche perché diciamo che ci sono quattro, diciamo tre, perché due sono appunto con ci sono tre referendum fondamentalmente, tre cose che siamo chiamati cittadini a decidere. Alcuni possono essere d'accordo per uno, alcuni per due, alcuni per tre, alcuni partiti sono spaccati, per esempio il PD sul nucleare non sembra riuscire ad andare d'accordo, e quindi è chiaro che siano in parte sì, ma io immagino paralizzati, e è chiaro che fanno io pensavo all'IDD, che scusate se faccio i nomi, ma sono quelli che sono promotori del legittimo impedimento, l'ha detto fin l'altra sera non so quante volte. Quindi se loro effettivamente non chiedono gli spazi da qui... Possiamo... No, magari lo stanno anche facendo. Ad oggi hanno iniziato fisicamente a muoversi. Fino all'altro giorno erano bloccati con gli amministrativi. Sì, no, infatti. Ora, senza fare delle dietrologie, però un po' è vero che cioè, ci sono questioni referendarie, quella dell'acqua è una di queste, che comunque sono oggetto di grande dibattito all'interno anche di certi partiti, no? Il PD è stato nominato, però la legge, il lodo Alfano, poi in definitiva era stato proposto quel tipo di legge, cioè proprio quella legge era stata proposta dall'UDC, che adesso è forza di opposizione. Quindi l'UDC che oggi in qualche modo, io capisco che alcune forze politiche possono avere un imbarazzo a prendere posizione in riferimento ad alcuni temi referendari. Sul legittimo impedimento l'UDC cosa fa? Perché non può certo invitare all'astensione, perché comunque la battaglia politica si gioca proprio sul fatto che se questo referendum, proprio quello sul legittimo impedimento più degli altri due, se non passa è un segnale di consenso a Berlusconi, insomma parliamoci chiaro, cioè, la partita in ballo è sostanzialmente quella, no? Ma non può neanche impegnarsi per il referendum, perché si espone alla logica critica del tipo: ma sei stato tu a proporre questa legge e adesso no. Quindi è chiaro che queste situazioni generano un imbarazzo. Poi ripeto, non è che dobbiamo stare a fare delle dietrologie su ma è anche vero che i referendum rappresenteranno un banco di prova molto importante rispetto alla partita politica più generale. In fin dei conti, probabilmente non è neanche giusto che sia così, è uno di quegli altri temi, no, sui quali si dice: ma perché devi spostare
in politica, quindi sull'appartenenza partitica, il dibattito su una questione che comunque riguarda una scelta che esula da queste. Però se voi pensate, ma insomma è inutile che lo dica io, che le elezioni amministrative sono fatte sulla base di un'appartenenza politica e non sulla condivisione o meno di un programma politico, di un personaggio che va a amministrare un comune, perché insomma, per me è lo stesso ragionamento. Ecco, quindi è chiaro che c'è un vizio di fondo, no? Ciò non toglie però che l'invito a prodigarsi perché questi referendum si facciano, credo che sia, anzi a maggior ragione, diventano significativi, no? Cioè se si ottenesse il quorum e ovviamente si arrivasse anche all'abrogazione, cioè comunque all'accoglimento dei quesiti referendari, cioè sì nei confronti dei quesiti referendari, io credo che sarebbe un segnale importantissimo anche di, insomma, di coscienza. Contrarietà alle prerogative del nostro governo, in sostanza. Di partecipazione attiva. Sì, anche minimamente un interesse alle questioni nazionali da parte dei cittadini. Hanno cominciato a parlare dei referendum, però vi assicuro che, non so se l'avete sentiti alla radio e alla televisione, hanno dato lettura, non si capisce una mazza di quello che vogliono, perché alla faccia della semplificazione del linguaggio amministrativo che ha presentato il Pazzanini, ma veramente non si capisce un tubo di quello che può essere il tipo di scelta da effettuare con il referendum. Lo fanno appositamente, ritengo, di pararsi dietro un linguaggio abbastanza misterioso per confonderlo ulteriormente. Più fumo c'è, meno idee chiare ci sono, meno gente va a votare, quantomeno per il dubbio di non sapere bene, di non aver capito che diavolo deve andare a votare. Influenzano anche in questo modo. Ci sono, meno si schierano e più hanno l'opportunità di cambiare la loro visione sulla tematica. Sì, ma poi basta anche vedere il fatto che noi non abbiamo già votato a questo referendum, perché si sarebbe potuto accorpare alle amministrative appena finite, non è stato fatto, si è sprecato un sacco di soldi, tra l'altro facendo così evidentemente per... Sardegna hanno accorpato. Ma quello lì era... Sì, era molto locale, era molto locale. Sì, era anche consultivo, tra l'altro. Ci sono altre domande relativamente allo specifico, perché sennò stavamo divagando. Beh, a questo punto ringraziamo l'ospite. Grazie.